Consiglio Comunale a Casamicciola, c'è stato questo importante punto all'ordine del giorno che ha visto la partecipazione attiva, lo vogliamo dire, anche del consigliere di opposizione Luigi Mennella. Sindaco, allora questa possibilità di rateizzare gli oneri per i terremotati, per avviare finalmente il discorso condono? Sì, va bene, è una cosa che già l'avevamo detto e in effetti stasera l'abbiamo portato in consiglio e l'abbiamo approvata ed è una cosa buona che è passato unanime, quindi voglio dire tutti quanti hanno votato a favore, visto e considerate che era un'idea di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri concittadini, specialmente in modo quelli colpiti dal sisma 21 agosto in relazione alla casa inagibile. Credo che abbiamo fatto una buona cosa perché questa delibera prevede la possibilità di poter rateizzare in 5 anni con rata semestrale, quindi sono 10 rate. Abbiamo ridotto anche per chi ha subito il danno per il fabbricato, i diritti di istruttori sono passati da 568 euro per i fabbricati maggiori di 150 metri cubi, sono passati a 100 euro, così come è passato da 263 a 100 euro perché l'inferiore è ai 150 metri cubi. Quindi diciamo che questa delibera va incontro a quelle che sono le esigenze. A breve, a giorni, uscirà anche la delibera di giunta che detterà gli indirizzi all'ufficio tecnico per l'istruttore, diciamo, delle pratiche di condono, ma questo già, diciamo, il nostro ufficio sta andando avanti e già ha istruito molte pratiche di condono perché, se ti ricordi, noi nel 2015 siamo stati precursori rispetto agli altri comuni dell'isola, abbiamo adottato già tutta quella che era la modalità semplificata dettata dall'articolo 9 della legge regionale 10 del 2014, quindi nella sostanza noi già stiamo avanti un poco, anche se questa delibera porta da 2 anni il rateizzo a 5 anni.